Ed ecco che la serie continua. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata del secondo capitolo di Darksiders. Come vi avevo detto, avremmo continuato questo gioco e devo essere sincero, io questo gioco già l'avevo provato al tempo, ma non mi aveva convinto del tutto ed è per quello che l'avevo lasciato da parte. Quindi voglio vedere se questa volta riesce a convincermi. Possiamo già scegliere la difficoltà mettendola definitive, apocalittica oppure normale. Io aumenterei giusto giusto un po' la luminosità, lascerei la difficoltà normale perché è la mia prima partita e inizierei. Di base, come vi ho detto, ho giocato proprio solo l'inizio, ma si parla di anni fa e quindi non mi ricordo veramente nulla. Non può nulla. Esserci vita senza ordine. Bene, male, tenebra, luce. Certo, deve esserci equilibrio nell'universo. Così ha decretato l'Arso Consiglio. Una corporazione incaricata dal creatore. L'Arso Consiglio che ha cercato di fregare il nostro fratello. L'esistenza. Ma l'equilibrio è stato spezzato. Lo sappiamo bene. Adesso, la Terra è ridotta a una rovina in mano ai signori dei demoni. E il distruttore si ritaglia un nuovo regno tra i suoi potenti eletti. Non Alcuni più. Dicono che fu il cavaliere guerra a scatenare l'apocalisse. Non è vero. Sulla terra, non richiesto, condannando con il suo gesto l'umanità. Siamo e stati fregati. Gli altri cavalieri, prodi esecutori degli ordini del consiglio, come furie, conflitto e morte. E questa è una delle prime volte che li vediamo tutti e tre. Prima conoscerne un altro, Nephilim, il frutto dell'unione tra angeli e demoni. L'unico che può sconfiggere questo male assoluto. Ma quattro di loro si stancarono del massacro, temendo che avrebbe messo a repentaglio l'equilibrio. Fu dunque stipulata una tregua. I quattro avrebbero servito il consiglio in cambio di poteri inimmaginabili. Non vedo l'ora di giocare Genesis io, tra l'altro. Cavalieri, il cui primo incarico fu purificare il creato eliminando i fratelli. Non penso si siano fatti troppi problemi. E distruggere le loro anime. Non penso si siano fatti troppi problemi ad ucciderli. Concentriamo ora il nostro sguardo su uno di questi quattro. Non su Guerra, che incatenato ai piedi del consiglio proclama la sua innocenza, ma su chi salverebbe suo fratello prima di tutto. Fantastico. Lui ha molti nomi. Oia, fratricida, morte. Per noi è morte. Giustamente. Brr, che freddo che fa qua su ste montagne. Ah, che bello, abbiamo già il cavallo. Libertà di guerra. Morte giurò di far rinascere l'umanità. Ok. Ma non sapeva come fare. Beh, effettivamente non è un compito facile. Io volo, sono un corvo. Così morte si avventurò nell'algido velo in cerca del custode dei segreti. Ok, sì. A livello di grafica è strano. Non so descrivere cosa mi dia fastidio, ma è un po' strano. Cioè, non è brutta, però è diverso dal primo. Sembra molto più cartunesco, quasi. Ah, il corvo era nostro, ok. Salvare guerra e custode del segreto, ok. Briglia di ispirazione disponibile all'uso, ok. Con la X salto. Con R1 evoca e allontana disperazione. Con quadrato faccio gli attacchi. Con cerchio penso che userò le abilità. Con R1 faccio lo scatto. Con L1 non lo so. Ok, con L2 mettiamo a fuoco un nemico. E come abbiamo detto, con questi due tiriamo via il nostro cavallo. Ok. Guarda, è strano. È strano rispetto a Guerra questo personaggio. Non so descriverti il perché. Posso arrampicarmi qua sopra. Ah, oh, figo. Posso arrampicarmi sul muro. Beh, questa è una feature. Questa è sicuramente
R1 per schivare gli attacchi, schiva al momento giusto per evitare essere colpito. C'hanno la barra della vita i nemici. Beh, la schivata sicuramente. Guerra era molto più, diciamo, forse grezzo rispetto a morte, eh. Guerra era ovviamente un guerriero, aveva armatura pesante, aveva lo spadone. E tra l'altro qua stiamo recuperando soldi. Stiamo recuperando soldi e delle fiale. Premi option in qualsiasi momento per accedere all'inventario. Ok, questa è la nostra arma. Queste sono le nostre abilità. Questi sono i nostri equipaggiamenti. Abbiamo le armi secondarie, gli spallacci, la corazza. Abbiamo i guanti, equipaggiamolo. Abbiamo gli schierini. Abbiamo anche i talismani e gli oggetti missione. Poi, oh, le abilità sono gestite così? Cioè c'è tutto l'albero delle abilità. Va bene, ha più senso forse che comprare le abilità per la singola arma da Vulgrim. Tra l'altro ci sarà Vulgrim, chi lo sa? Secondo me no, eh. Statistiche, elenco mosse. Premi sinistra per usare la pulsione di energia, quella di collera alla destra, ok. Però il triangolo ora non lo posso usare. Ah, guarda, R1 e X, faccio un calcio. Ah, anche con il quadrato, faccio la stessa mossa, identica. Eccoci alla Fortezza Nera, custode dei segreti. Dimmi come faccio a far rinascere tutta l'umanità. Qua ovviamente possiamo scalare il muro. Carino. Carina come abilità, mi piace. Qua c'è un nemico. Ehi. Aspetta. Ok. Molto basilare la cosa. Con quadrato X lanciamo i nemici in aria. Ci sta. Ma che figo. Che figata. Cioè non si mette come guerra ad alzarlo dal basso. Usa, boh, quelle braccia incredibili. Su questi muri possiamo sia scalare che andare a destra e sinistra. Vieni qua. Molto base il fatto che se usiamo gli attacchi volanti. C'è un tizio là in fondo. Ma quella era un'arma. Fermo un attimo. Eh sì, sono asce. Ma scusami, ma le trovo così? Così semplici? Ma che bello. Ovviamente posso anche tenere premuto. Allora, mi piace che posso usare le armi che trovo, anche se è un po', diciamo, boh, in realtà è più semplice. È più semplice che, vabbè, dover andare avanti nella storia e prendere le armi, ovviamente, avanzando. Ci sta. Però siamo mega lenti con quest'ascia. Vieni qua, per favore. Anche concatenare gli attacchi con l'ascia è un po' difficile in realtà, perché l'ascia è veramente lenta e veramente occupa troppo tempo per essere attivata. Però bella come cosa, cioè mi piace che veramente le armi le puoi trovare anche in giro. Calmo. Però come vi ho detto è veramente lenta. Però almeno occupa un sacco di spazio. Vieni qua. Ecco appunto. Vieni. Però l'attacco in salto con l'ascia è veramente perfetto, devo dire. Non mi dispiace per nulla. Ma ok, devo prima saltare e poi mi arrampico. Perfetto. Stavo dicendo, ma devo... Basta che gli vado contro il muro o no? No, basta che faccio così. Lascialo. Ok, altro nemico. Nemico, sì. Altro nemico sotto ghiaccio. Concatenare gli attacchi è molto complicato. E lascio, come ho detto, veramente ti fotte via un sacco di... Vieni qua. Bello. Ma posso prenderti come facevo con gli altri? No, ovviamente. I nemici grossi non li posso prendere.
E io userei già una pozione di cura. Madonna mia. C'è da dire che comunque lo... Non so perché non mi era piaciuto. Forse perché era diverso rispetto a com'era il primo gioco e quindi non mi aveva preso completamente. Però fino adesso in realtà non mi dispiace. Ok, ci sono ovviamente le edere. Come ho visto. Non c'è bisogno che me lo dica tu. Sì, tranquillo, adesso arrivo, Adesso arrivo e ti vengo a menare, chiunque tu sia. Intanto continuo ad uccidere nemici perché uno, ci facciamo soldi, e due, esperienza anche. E quello è un martello. Abbiamo appena preso un martello, fermi tutti. Più di un martello, ne abbiamo presi abbastanza. È grosso anche questo? Sì, ovviamente è grosso. Vediamo se ha lo stesso moveset. Credo di sì. Però mi sembra un filo più veloce. Adesso lo controlliamo. Ah, cavolo, volevo fargli il cerchio. Allora, mi sembra più veloce. Però l'ascia mi sembra che facesse i critici. Non vorrei dirlo, ma mi sembra di aver visto il critico sull'ascia. Ecco fatto. Dove dobbiamo proseguire? Da questo lato. Siamo arrivati dove dovevamo? Strano, questa... Stavo dicendo, questa è palesemente un'arena. Ovviamente. Ostroide di ghiaccio grosso, gigante dei ghiacci. Vieni qua. Oi. Colpisci? Ma io posso cambiare le armi in corso d'opera? Sì, possiamo farlo. Mi sembra che l'ascia... Aspetta, altre informazioni. Le ascia infliggo danni ad ogni colpo. Forte del punto di impatto. Ovviamente era chiaro che anche ogni cosa fosse diversa l'una dall'altra. Calmo. Vieni qua. Non sono sicuro che il martello... faccia più danno. Ma io posso schivare in aria? No, allora, non posso fare la schivata aerea come la faceva Guerra. Schiva, calmati. Dai, vieni. Ah, mancato. Ecco fatto. Ma ci siamo trasformati. Che figata. Bella la falce. Bello il colpo con la falce, complimenti. Guerra. Non male, ma anche morte. Ha il suo perché, ha veramente il suo perché. Posso scendere qua? No, non ti ho detto di scendere, volevo vedere se potevo scendere. Allora, ecco fatto. E siamo arrivati? No, siamo arrivati a un ascensore molto probabilmente. Ok, sì, era un ascensore e gli si è rotto il braccio. Un ascensore molto sicuro, mi dicono, eh. Approvato dal Ministero della Sicurezza. Io intanto proseguo la mia scalata. Ecco qui. Dobbiamo proseguire da questa parte. Ah! Beh, è un po' molto irreale, ma ovviamente stiamo parlando di un fantasy, quindi non è che mi sorprenda.
Più che altro non possiamo fare il salto come faceva Guerra sulle... come si dice? Sulle pareti da una parte all'altra. Intanto evitiamo magari i massi che ci finiscono in faccia. Dobbiamo proseguire da questa parte. Ecco qui. Molto Uncharted però questa cosa. No! Ok, no, devo rifare tutto il muro. Ah, bisognava salire. Scusami, colpa mia. Dall'altra parte però, morte. Già mi stai sul cazzo che continui a sbagliare i salti come Guerra. Tutta una famiglia. Ok, qua ho sbagliato io. L1 se voglio passare da una parte all'altra. Se invece uso le direzioni, si butta lui dalla parte dove vuole lui in pratica. Ecco fatto. Continuiamo la nostra scalata. E... no! Dall'altro lato, come al solito. Guarda te se devo veramente incazzarmi nella parte iniziale perché continuo a sbagliare i salti. Ecco fatto. È colpa mia, colpa mia assolutamente. Però porca troia, anche tu, No, e dai, non puoi essere scivolato dalla montagna da solo, dai, ti prego. Allora, la descrizione del martello ha assolutamente ragione. Fa danno veramente nell'impatto il martellone, calmo. Solo che... non lo so, non mi convince. Ah, ci sono le statistiche. Quindi non è vero che però l'ascia aveva un critico maggiore. Era solo culo mio che faceva i critici. Vabbè, io mi metto l'ascia. Mi sembra molto meglio. Torniamo sui muri e proseguiamo la nostra discesa. Non fa la cosa come Guerra in cui si buttava di sotto. Peccato. È un modo veloce per scendere. Ecco a te. E... eccoci qua. Allora, fammi vedere. Fino ad ora abbiamo trovato, tra l'altro, una sola cesta nascosta, tra virgolette. Strano che non ce ne siano altre. Strano che fino ad ora non ne abbiamo trovato altre. Morte può spostarsi utilizzando le travi di legno. Salta con X in direzione. Ok. Ah, così? Ok, è veramente Uncharted questa cosa. Ecco qua un'altra trave su cui ti puoi lanciare. Questa volta fai a te. Aspetta. Vediamo. Ok. Però se scendo un attimo di sotto, c'era qualcosa? No. Lanciati dall'altra parte. Ancora una volta da questa parte. E eccoti su un'altra trave di legno. Ma tipo, dove devo andare? Ah, di qua. Ecco fatto. Molto articolata come cosa. E credo che siamo arrivati. Siamo arrivati dove dovevamo. Voci. Sempre voci. Ok, non siamo noi che parlavamo. Senza fine. Devi aiutarmi, custode dei segreti. Bella voce. Ti ho già aiutato una volta, cavaliere. E guardami ora. Ah, quanto ti maledico. E quanto maledico quel giorno. Quale giorno? Padre Corvo, non posso porre fine alle tue sofferenze. Non ancora. So perché sei qui. Tuo fratello, quello che chiamate Guerra, è stato imprigionato dall'Arso Consiglio, sì, e aspetta, esatto, di conoscere il verdetto. Per aver distrutto la Terra, portato l'umanità all'estinzione. Cosa mi importa del destino di tuo fratello? Beh, dovrebbe. Perché tu sai la verità. I tuoi segreti possono salvarmi. Il consiglio condannerà Guerra. Lo esautorerà e lascerà marcire nell'oblio per nascondere la verità. I miei segreti non possono scagionarlo. A prescindere da tutto lo manterranno. No, ma possono aiutarmi a cancellare il crimine. Far rinascere l'umanità estinta è una follia. Ma io se voglio farlo. Follia, chi meglio di te può mostrarmi la via? Se esiste un modo... qui che è il giardino dell'Eden? L'albero della vita. Ah, sì, esatto. Fermo. Fammi passare. No, non ancora. Ciò che mi hai dato lo riavrai indietro. In cambio dei suoi segreti custodirà il talismano. No. Le voci maledicono e minacciano senza sosta. Vogliono ritornare. Tu devi distruggerlo. Io
Non posso. Hai perché no? I loro corpi. Perché proteggi le loro anime? Apri il portale. Non potrai passare finché io sono vivo. Combattimento, allora. Così sia. Alla fine porrò fine alle tue sofferenze. Qui i tuoi fratelli sono intrappolati nell'incubo. Vuoi unirti a loro? Vieni a prendermi a loro. Uccideresti tuo fratello pur di salvare l'equilibrio? No, sono qui per salvarlo. Ne sei proprio sicuro? Sì, purtroppo sì. Sappiamo già la verità. Cos'è? Ah, è guerra. Mentre mi dicono le puoi verso per schivare. Ovviamente guerra ombra. Shadow guerra. Cazzo. Quella. Calmo. Calmo. Dannazione. Non l'ho fatto in tempo. Quick time event. Non sia mai. Tu non sei guerra. Dov'è finito? Mi chiedo se quel quick time event fosse scriptato o meno. O se sia stato un clash fra le nostre armi. Ok. Quindi c'è un momento in cui lui si para e si può vedere. Mancato. Dai, vieni a prendermi. Ma le sue abilità sono più belle in questa forma che nel gioco originale. O forse qua era nel suo pieno potenziale ancora. Aia. E dai. Calmo. Che qua è la fine fra me e te. Di nuovo quick time event. No, strano. Zing. Ci siamo ammazzati a vicenda. No, beh, l'abbiamo ucciso noi. Mi spiace, ma tu non sei guerra. Apri il portale. Aia, che male. I tuoi segreti muoiono con te, vecchio stolto. I miei segreti. Si è rotto. Aia. Alla fine le anime dei Nephilim ce le siamo prese noi. Perché volenti o nolenti i cavalieri alla fine finiscono sempre in qualche casino? Finiscono sempre in qualche merdata di casino alla fine. Guerra lo va sulla terra, crea la catastrofe. Questo va per salvare il fratello e gli finisce la roba nel petto. Vorticano in un abisso infinito. Molti mondi devastati dal tempo o dalla guerra sono inghiottiti dall'abisso e sono restituiti al nulla dal quale sono nati. Ok. Ma altri sono sospesi per l'eternità sull'orlo della rovina. E la creazione è compensata dalla distruzione. È arrivato Lord Beerus. E negli attimi finali della battaglia, Morte fu esiliato su uno di questi mondi. Un mondo al crepuscolo, in bilico, sulla soglia delle tenebre. Per Morte era forse giunta la fine?
La risposta va cercata nel futuro del Cavaliere e nel suo passato. Ok, quindi siamo ancora lì o siamo da un'altra parte ora? Sta fermo, Cavaliere. Sei ferito. Non toccarmi. Il tuo arrivo è un cattivo presagio. Sì. Mi turba molto. Vecchio, avrai altro di cui turbarti se non la smetti di blaterare. Dov'è l'albero della vita? L'albero vita. Della vita? Il mondo sta morendo, ragazzo mio. Soffocato dal caos e dalla corruzione. Non c'è molto che possiamo fare. Presto, anche il grande albero morirà e con esso i sopravvissuti del mio popolo. Non è per questo che sei qui, Cavaliere Pallido? No, sono qui per i cazzi miei. Il caos e la corruzione non mi interessano. Beh, dovrebbero. Ovviamente. Sembra proprio di sì, invece. Ce ne sono altri? Ok, sì, stanno arrivando. Calmo un attimo. Fermo, non t'azzardare. A muoverti di un solo passo. La tua energia è a un livello molto basso, ma va, chi l'avrebbe detto? Ne arrivano altri ancora? No, non a questo combatti giro. Combatti bene, ma la corruzione non può essere vinta con la spada. E con trova cosa? La sorella della forgia. Chiedile del fuoco della montagna. Aiutala e lei ti aiuterà a raggiungere l'albero. Ovviamente dobbiamo quanto sempre fare accordi, eh. Devo tornare al mio lavoro. Ah, beh, abbiamo anche opzioni di dialogo, incredibile. Chi sei? E chi sei tu per dare ordini a un cavaliere? Sono un creatore. Sono persino più vecchio dell'Arso Consiglio. Ma va? Con queste mani ho gettato le fondamenta di molti mondi. Complimenti. Da molto tempo è passato e ora a malapena toccano la pietra. E l'albero della vita? Non sei curioso di sapere perché cerco l'albero? Non oserei far domande a uno dei quattro. Ma sì, dimmelo. Tanto lo farai, quindi, eh? L'umanità per riscattare guerra. Paradiso e inferno lottano sulla terra devastata. Tutto il creato trema. E al centro di tutto c'è tuo fratello. Purtroppo. Lui è innocente. Mai detto il contrario. L'albero domina sulla vita e sulla morte. Se vuoi far rinascere l'umanità, stai andando nella direzione giusta. Va bene, giusta. L'importante è saperlo. Ma sappi che ora l'albero è abitato da una presenza oscura e il sentiero è bloccato dalla corruzione. Perfetto. Livello aumentato, la potenza è aumentata, perfetto. Punto abilità ottenuto, salendo di livello tiri punti abilità. Ok, vediamo le abilità. Abbiamo le abilità di necromante e le abilità di araldo. Fendente del teletrasporto, molto si teletrasporta attraverso il campo di battaglia e sfera il violento attacco con la falce, infligge danni ai nemici e rigenera la sua energia, costa 200 punti di collera. Evoca dall'aldilà dei mangiacadaveri assetati di sangue che combattono al suo fianco, costa 300 e mangiacadaveri infliggo 3 danni per attacco. Potrebbe essere utile per occupare il campo di battaglia, ma io punterei su questo. Punterei su questo, sì. Premi giù per accedere al menu radiale delle abilità e segnare una scorciatoia. Ok. Vediamo cosa c'è qua dentro. Mi piace che evoca le cose per aprire le ceste. Mi evoca le braccia. Ma i salvataggi posso farli direttamente in game. Perfetto. Beh, io direi di salutarci qui allora. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Guarda, ti dirò che in realtà sono abbastanza curioso di vedere come va avanti. Molto più della prima volta. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!